Intanto buongiorno Lucella, Buongiorno. credo che l'esasperazione che si registra in queste ore da parte di categorie che sono state colpite in maniera forte dalle chiusure sia il segno di come giudicano il processo che viene definito di riaperture, che però invece rappresenta una cosa ben diversa. Quello che noi contestiamo è il metodo che si è adottato fin dall'inizio, in cui vengono conculcate le libertà, vengono vincolati i cittadini non a delle regole generali, ma a provvedimenti che di volta in volta il governo, e non sarebbe sua competenza dal punto di vista costituzionale, dà indicazioni di come il cittadino deve vivere, non di come deve essere sicuro. La regola generale dovrebbe dire quali sono le distanze per poter sopravvivere in sicurezza, dando la possibilità, per esempio, anche ai ristoratori di attivare le stesse norme di sicurezza, ai gestori di palestre, così a tutti gli altri. Invece in Italia si fanno provvedimenti che non hanno la logica, quello che lei cita, il coprifuoco. A che cosa serve il coprifuoco? Qualcuno ci può rispondere sul fatto come il coprifuoco priva o garantisce i cittadini rispetto al contagio? Anzi, il combinato disposto tra i provvedimenti del governo Draghi e il mantenimento del coprifuoco, che cosa produce? Produce che vengono aperti teatri, cinema, ristoranti la sera, seppur in maniera molto ridotta e solo per quelli che hanno spazi all'aperto. E si concentrano tutte le persone tra le 6, orario di uscita media dagli uffici, e le 9:30, orario nel quale si dovranno precipitare Era la velocemente o sui mezzi lamentela pubblici o che con ci altri strumenti sollevavano per tornare a ieri casa. anche. Possiamo agire da soli? Allora, la legge 219 del 2006 permette allo Stato italiano di bypassare in caso straordinario l'EMA e l'AIFA, come è avvenuto per le monoclonali. Allora, sulla vicenda dei vaccini, il governo si assumesse delle responsabilità. Speranza, invece di scrivere libri che non pubblica, potrebbe assumersi delle responsabilità, come alcune Abbiamo nazioni hanno bisogno di queste fatto in polemiche. giro per l'Europa. Anche la Germania ha usato il doppio canale di prenotazione per i vaccini, lo Sputnik, perfino San Marino. San Marino oggi vaccinano Certo. con lo Sputnik. Ci sono una serie di luoghi comuni che sono stati inseriti nel dibattito che non hanno senso. Guardate la Johns Hopkins University, che pubblica dei grafici precisi in cui la curva in quasi tutte le nazioni risale a ottobre. Non c'entrano niente le aperture estive, c'entrano i mezzi pubblici sui quali nulla si è Presidente. fatto, pur sapendo quali potevano essere le soluzioni, perché l'effetto aerosol che ha usato nelle metropolitane, cioè il virus che viene sparato dai Sì. condizionatori, diventa ancora più pericoloso. Facciamo l'esempio più banale: in Sì. aereo si viaggia vicini perché c'è un impianto di reazione, che per esempio il presidente Acquaroli nelle Marche, che sta brillando nella lotta al virus, perché oggi Ah, è pensavo ai riuscito, per esempio, a condizionatori. finanziare nelle scuole gli impianti di reazione. Il generale Figliuolo l'ha chiamato perché è la prima regione italiana ad aver raggiunto la percentuale di completamento delle vaccinazioni degli Sì. over 80, i primi ad essere vaccinati. Chiudo su questo perché Sì. siamo in tanti. Sulla vicenda delle regioni, noi abbiamo chiesto al governo di applicare il 117 della Costituzione, lettera Q. In caso come questo, di profilassi internazionale, c'è la necessità di assumersi la Ma responsabilità di provocatore. dire chi deve essere vaccinato per primo. Non gli Certo. scanzi vanno vaccinati quelli che rischiano di morire, gli immunodepressi, Certo. No, i ma anche far disabili. Vanno rispettare le vaccinati quelli priorità, tra il i 20 e i governo può 70, farlo sono e quelli a deve rischio di morte intervenire anche stanno. sulle regioni. Il professore ha fatto un quadro perfetto. Noi siamo stati in emergenza quando abbiamo scoperto che dalla Cina era stato importato il virus, e questo ha giustificato una serie di atti, di questioni, di vincoli. Dopodiché è passato più di un anno e noi ci rendiamo conto che l'Italia è in ritardo rispetto a quasi tutte le nazioni. Ogni nazione ha fatto degli errori, noi li abbiamo fatti tutti. Questi errori sono imputabili per gran parte al ministro Speranza, che rappresenta la continuità. Non è il problema se riapri le scuole vanno Certo. riaperte. Il problema è se metti gli impianti di aereazione all'interno, come ha fatto il presidente Acquaroline delle Marche, o non lo fai. Il problema è se tu immagini che c'è un trasporto pubblico nel quale si accalcano le persone e diventano il cluster principale del contagio. Lo ripeto mille volte: è quello il luogo del contagio maggiore, è evidente, lo capiscono tutti, e non hai fatto niente durante tutto un anno. Credo che si possa rispettare la scelta dell'opposizione, di Fratelli Certo. d'Italia, che pensa che Speranza se ne deve andare. E con noi qualche centinaio di migliaia di italiani. In 70 ore abbiamo raccolto più di 100.000 firme in sostegno della Troppo mozione, poco. significa che c'è una sensibilità in questo senso molto evidente.